Come ci creiamo il budget per la comunicazione online della nostra azienda? O comunque come ci costruiamo un budget per fare qualsiasi cosa? Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei sarti del web. Il mio lavoro è portare clienti alle attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali. Faccio questa puntata perché dal mio staff arrivano svariate richieste al laboratorio del sarti del web, poi vengono tutte messe ovviamente in analisi e ci sono parecchi punti in comune fra le situazioni che arrivano alla nostra attenzione. E le puntate le giro sulle vostre domande e sui punti critici che troviamo riguardo alla situazione delle persone che vengono a chiedere il nostro aiuto. Un elemento ricorrente, mi dicono i miei tutor, una situazione molto fastidiosa che succede spesso, è purtroppo la seguente. Perfetto Sarti, è tutto bello, tutto bellissimo, ma come trovo i soldi per pagarvi? Come trovo il budget per la comunicazione? Sì, perché succede questa cosa terrificante. Le aziende guadagnano una liquidità, dopodiché si trovano sempre con zero soldi in cassa. Cosa sto dicendo? In pratica, andiamo per gradi. Intanto voglio darti un metodo infallibile che funziona sempre, devi solo applicarlo con costanza per avere un budget per la comunicazione. Ok. Quando ho iniziato a lavorare, ho creato i sati del web e ho cominciato a divulgare quella che è la comunicazione su misura su questi canali, sapevo perfettamente che sarebbe arrivato il momento di fare questa puntata, perché manca proprio la cultura, ok? Cioè, se io apro un ristorante, so che dovrò pagare l'affitto dei locali, so che dovrò pagare i camerieri, ok? Però poi ci sono tutta una serie di incognite, no? Ok, quanto costeranno le tasse sulle buste paga, quanto costerà la luce quel mese o quell'altro, ok? Quindi ti affidi al consulente del lavoro, oppure fai come qualcuno che conosco, che ho incontrato nel corso della mia vita, che fa finta di pagare i contributi, in realtà non li paga. Questa situazione poi l'ho rivista anche in aziende grandi e in aziende piccole, in industrie, ok, e in liberi professionisti, bottegai, capannoni di produzione, aziende agricole. È proprio un filo conduttore che collega tantissime attività. Ci manca proprio la cultura di come si fa azienda. Quindi poi le cose cominciano a non andare come vorresti, non hai i risultati che vorresti ottenere, ti rendi conto che devi vendere. Ti serve la comunicazione su misura per attirare clienti, ok? Buoni clienti, perché è pieno di pessimi clienti, quelli puoi lasciare alla concorrenza. E improvvisamente ti rendi conto, cioè perché te ne renderai conto, se per esempio chiedi una consulenza ai miei tutor su isartelweb.it/tutor, la consulenza è gratuita, poi ti dicono cosa devi fare, ti dicono quanto costa farlo con noi, ok? E poi tu scegli. La gente dice, ma io questi soldi non ce li ho. E sai perché non ce li hanno? Sai perché neanche tu ce li hai probabilmente questo? Perché non abbiamo la cultura di crearci il budget. Perché i soldi che ci sono li usiamo, punto. E proprio questo è un disastro che ha fatto per esempio la scuola. Madonna, dove farci una puntata dedicata, e forse la farò, in tutti i disastri che ha creato nella tua testa come imprenditore e imprenditrice, in quelle dei tuoi dipendenti, quindi proprio i bastoni fra le ruote all'ennesima potenza. Non si mette a budget, non si mette nel business plan, in quella cosa che si dovrebbe fare quando si apre un'azienda, ma in pochi fanno purtroppo, il costo di acquisizione dei clienti. Pensa che non lo chiedono neanche allo Stato per fare i bandi, ok? Neanche allo Stato la sanno sta cosa. È veramente un obbrobrio, ma andiamo corti perché questa puntata non deve durare in infinito e oltre. Quindi, un metodo infallibile, poi ti spiego perché, per avere il budget necessario per la comunicazione su misura è il seguente. Tu hai ovviamente un conto corrente aziendale, poi per le attività più piccoline il conto corrente è personale,
per persone che devono ancora aprire l'azienda o liberi professionisti, eccetera, eccetera. Poi ho visto situazioni. Il conto corrente dell'azienda è cointestato con la moglie perché l'uomo che lavora dentro ha intestato tutta la moglie per pagare meno tasse, robe veramente assurde. Ho visto veramente l'impossibile nel corso della mia carriera. Vabbè, e dicevamo, il primo passo è andare in banca e chiedere un conto corrente di cui non hai la carta di credito, il bancomat, niente, non hai nulla, è un conto blindato, ok? Niente di strano, niente di particolare, semplicemente fai un conto e non chiedi il bancomat, oppure te lo danno e tu lo spacchi, ok? Non devi avere un cacchio di bancomat collegato. Io consiglio sempre conti online come Revolut o N26, mi sembra sia N26, sì. Adesso io proprio ho Revolut, lo uso tuttora per fare il mio budget personale, perché io ho questa cosa, l'ho fatto sia per i sarti sia per me stesso. Quindi questo è un altro discorso che magari faremo un'altra volta. È la differenza fra imprenditore e investitore, ma è un po' presto per questo discorso. Dicevo, ogni volta che ti arrivano dei soldi in banca, prendi una percentuale di questi soldi e li versi su quel conto. Quindi tu hai fondamentalmente due conti. Uno è quello operativo, i soldi arrivano su quel conto, il commercialista paga gli F24 prendendoli da quel conto, devi pagare gli stipendi, li prendi da quel conto, devi comprare mobili nuovi, la cancelleria, devi fare un bonifico, qualunque cosa li prendi da quel conto, dal conto circolante, il conto operativo. Poi a destra c'è un bel conto blindato, blindato perché non hai chiesto niente, non è collegato carte di credito, non è collegato RIBA, non è collegato bancomat, niente. E ogni volta che ti entrano soldi sopra il conto corrente aziendale o personale, quello che hai, tu automaticamente, ci sono alcuni conti correnti, alcune banche che lo fanno automaticamente, tu proprio imposti l'opzione. Non ne ho bisogno, io sono molto disciplinato, mi do una regola, la seguo, perché non è uno scherzo, è per il mio benessere, per il mio successo, quindi mi do questa regola, lo faccio. Scegli una percentuale, il 10%, meglio il 20%, c'è chi è bravo e riesce a fare il 30%, magari puoi fare come me, che faccio il 50%. Prendi sti cazzo di soldi ogni volta che entrano sul conto e li versi sull'altro. Possono essere 200 euro a botta, possono essere 500, possono essere 1000. Anche se fossero pochi, 20, 30, 50 euro a volta, a fine anno, dopo un anno di tempo, tu ti trovi con un tesoretto pronto da investire per essere moltiplicato, ok? Perché una spesa è andare fuori a mangiare al ristorante col compagno o la compagna. Un investimento è la comunicazione online, che spendi un soldino per farne arrivare altri 5, 10, 20, 30 e così via. E ora, perché questa cosa funziona meravigliosamente? Perché la testa umana è la stessa da sempre e per tutti, ok? Cioè, sicuramente da cultura a cultura qualcosa può cambiare, ma un principio sempre vero della mente umana è che noi uomini e donne siamo fatti per adattarci. Ok? Prima cosa che mi dicono in genere, perché tanto lo dico anche dal vivo, no? Quindi di obiezioni ne ho viste di ogni. No, ma poi non ci sto dentro. Frena, ok? E andando sul piccolo, ok? Sul piccolo, anche con gestendo venditori che erano sempre la canna del gas, no? Ci sono quelle persone che hanno sempre niente nel portafoglio, no? E io notavo, questo ancora 15 anni fa, che avevano sempre i soldi per le sigarette. Porca troia, tu fai il conto, quanto costano le sigarette? Costano tanto le sigarette. Cioè che non mancava mai il pacchetto di sigarette. Magari metà, magari sempre lì che magari la ciancigavano da qualcun altro, però poi i soldi per comprarlo li trovavano sempre. Perché? Perché quando tu dici alla tua testa questa cosa la devo fare, e una cosa come la dipendenza da nicotina è proprio un devo forte, il modo lo trovi sempre.
Facciamo un altro esempio, questo viene più semplice, magari è un dipendente, ma ha anche un... Mettiamo caso che viene fuori una nuova tassa, una tassa che ti toglie 200 euro in più al mese. Starebbero tutti a incazzarsi, ok? Tutti si arrabbierebbero tantissimo, ma a tempo 2-3 mesi le cose tornano normali. La tua testa si adatta a fare... Quindi magari metti che un dipendente prende 1500 euro al mese, diventano 1300... Tu cominci a vivere con 1300, prima vivi con 1500, poi vivi con 1300. Questa è la mentalità che si adatta alle cose. Stessa cosa il contrario, se improvvisamente un dipendente guadagnasse 600 euro in più, quindi da 1500 passa a 2100, sta pur tranquilla che se arrivava a pelo coi soldi prima, tempo 2-3 mesi, di nuovo arriva a pelo, perché trova un modo per spenderli automaticamente. Ok, questa è la cosa meravigliosa e terrificante della mente umana. L'uomo, la donna, si adatta. La tua mente inconsciamente lavora. È come quando stai camminando su un pavimento senza mai fatto. Io sempre, da piccolo soprattutto, ma un pavimento con le piastrelle colorate, mi dico, adesso comincio a pestare solo le piastrelle nere. Oh, comincio a pestare, ma non è che lo voglio, cioè il corpo si adatta al pensiero. E poi sicuramente ci sono persone più brave, ok, da subito ad applicare un pensiero del genere, persone che ci mettono un po' di più, ma l'unica differenza è l'impegno, è se cominci a farlo da subito e lo fai sempre. Può essere un po' difficile all'inizio, ti do ragione, è vero, ma nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile fare impresa. Se qualcuno te l'ha detto, ha mentito. Io su questo canale non ho mai detto che sarebbe stato facile dall'inizio. Se qualcuno dice che è una cazzata, che è una passeggiata, al rogo veramente, vaffanculo lui e il cavallo che l'ha portato da ste parti. Ma quello che sto cercando di dirti è: il tuo problema in questo momento è la cultura, è l'abitudine. E l'abitudine la risolvi con l'azione. L'azione perpetrata costantemente nel tempo. Se tu adesso prendi, vedi, perché un conto corrente che non puoi guardare, su cui non puoi mettere mani, ok? Devi abituarti a questa cosa. E perché poi, tra l'altro, per la comunicazione su misura, per esempio, servono dei materiali. Ok, non è che tu dici ok Sarti, andiamo, boom, arriviamo e partiamo. Bisogna preparare delle cose, ok? Quindi bisogna pagare il lavoro per preparare queste cose. Può essere un sito o sistemare un sito. Sai quante volte il fabbro ha dovuto mettere in mano De Toma, il ragazzo che lavora per noi, è responsabile, lui col suo team devono ribaltare come un calzino il guanto delle, come un guanto il sito delle persone che si affidano a noi. Poi vanno preparati dei contenuti visivi, magari dei video, magari degli audio, magari va sistemata la pagina, magari va fatto un set fotografico, ok? Queste cose le paghi e quindi è molto probabile che l'avvio dei lavori ha un costo sostanzioso. Quindi ti serve un tesoretto da parte. Perché? Perché va ad ammortizzare quella... Poi, questa cosa, se ti rendi conto, è meravigliosa per tutto. Vuoi aprirti un mutuo? Sai che sconto ti fanno le banche quando tu hai già una liquidità da mettere iniziale? Invece, normalmente, le persone cercano di infilare nel mutuo tutte le spese superando il valore della casa. E la banca gli dice, Pepe, vattene a fanculo, ok? C'è una ragione, perché poi se tu non paghi, non rientrano neanche di metà di quello che ti hanno dato. Quindi... se vuoi veramente fare un passo avanti, tutto parte dal budget. È vero che si possono, cioè, non è che per fare soldi senza soldi non li puoi fare, ma devi imparare a gestirli. Cioè, io i Sarti li ho fondati con i debiti. Debiti che ho finito di pagare pochissimo tempo fa, la maggior parte. Ne ho altri che sto continuando a pagare. Per cosa? Per inculate che ho preso, per sbagli che ho fatto, per esperienza che ho fatto, soprattutto. Lasciamo proprio dire, guarda. Come dicono in America, well fail, hai fallito bene, bravo, vai, perché solo fallendo si impara. Ma cosa... posso dirti che ti dia la carica, perché veramente qui non si tratta di un... questo è veramente il consiglio più semplice
ok? Perché molti dei consigli che do sono difficili. Se dico guarda, fai il video in questo modo o fai questa cosa, può essere difficile l'applicazione. Ma in questo momento, in questo preciso istante, ti ho dato il consiglio più semplice che abbia mai messo nel mio canale. Questo è il più semplice. La difficoltà è farlo tutti i giorni. Ogni volta che ti entrano dei soldi, prendi e li metti via. E non ci pensi, non ci devi pensare. 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Non mi importa, deve essere il tempo che è necessario. Perché tu impari a fare questa cosa. Perché non si può vedere nel 2022 aziende che non riescono a crearsi un budget per fare qualcosa. Mi diceva Umberto, il Masiello, il responsabile dei tutor, il modellista, che porca di quella miseria, arrivano persone che sono quasi a zero sul conto corrente. Ma potrai investire sulla tua azienda senza soldi? Cioè, cazzo, ti tocca andare a chiedere un finanziamento in banca. Ma secondo te io posso chiamare Zuckerberg e dirgli zio Zucchi, guarda, sta azienda un po' in difficoltà, possiamo fargli le sponsorizzate senza farlo pagare per un po'? Dai, va bene. No, non succede. Per un po' fa pagare me, fa pagare te, fa pagare persino la Coca-Cola. Cioè, non fa credito a nessuno, perché può permetterselo, perché come Zuckerberg non c'è nessun altro. Sì, cioè, questo è un errore che abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io in passato, prima di studiare queste cose, e si impara, si corregge e si va nella direzione giusta, ok? Poi, un mese proprio hai cannato alla grande, non ce l'hai fatta, e come con la dieta? Perfetto, il mese prossimo si ricomincia. Nessuna scusa, impara dall'errore che hai fatto, non farlo più. Prendi quei soldi e li metti da parte. Perché se non riesci a privarti di 2 spicci, ok, che arrivano direttamente dal tuo lavoro, tu non diventerai mai ricco, non diventerai mai ricca, non avrai mai la tranquillità finanziaria, quella ricchezza che vorresti. Perché le persone che hanno i soldi, i ricchi, non lavorano nel loro lavoro, non vivono nel loro lavoro diretto, ma sanno mettere in leva i soldi. Quei 4 spicci che stai facendo adesso, perché lo sai che sono 4 spicci rispetto a quanto potresti fare, servono per farne molti di più. È quella la ricchezza. Riuscire a potersi privare di qualcosa adesso per farne molti di più dopo. E questo è uno dei motivi per cui in pochi ce la fanno, in pochi raggiungono il successo. Perché è una cosa facile, ma difficile. È una cosa semplice da fare, ma ardua nella testa. Perché la maggior parte delle persone preferisce la soddisfazione immediata. La maggior parte delle persone mi dice, guarda, Sarto, ti pago, fammi avere successo adesso. No. E questa è una, come diceva una amica psichiatra, mi diceva, questa è isteria. È come andare dal medico e dire, perfetto, io ti pago, fammi guarire. E no, guardi, deve prendere queste pillole, deve fare questa fisioterapia, deve fare quest'altro. No, la sto pagando, medico, mi faccia guarire. No, c'è da fare un percorso, devi farlo tu. Tu sei malato, tu sei ferito, ferita, devi fare questa cosa. E se non la fai, vai in cancrena la ferita. Io posso agire solo adesso, è così, non cambia, come andare in palestra. Non è che poi io pago il PT e lui fa i pesi per me, al massimo mi porta i pesi alla panca, ok? Perché c'è, quindi mi porta lui i pesi, ma tanto quello che spinge sul bilanciere sono io, quello che fa fatica e poi si prende anche i cazzettoni, perché sennò il gomito tienlo così, la spalla tienla così, il petto tienlo così, ok? Sono io quello che fa fatica. Lo pago perché mi dica come fare fatica bene, come fare una fatica che mi dia un risultato, che non sia solo uno spreco di tempo e di risorse. Io ti sto dicendo come rendere il tuo lavoro, il sudore della tua fronte, un risultato vero. Cazzo, svegliati, porca di quella troia. Io vedo tutta sta gente che fa 4 spicci. Magari c'è il mese che fa poco e mi chiama, no? Perché tanto sai quanti imprenditori e imprenditrici ho conosciuto nella mia vita? E molti di questi hanno il mio numero, quindi mi chiamano, Enrico, c'è questo problema, il mese è andato male, ok, mettiamo giù un piano. Poi magari il mese dopo gli va, tra virgolette, bene,
dico tra virgolette perché non sta andando bene. Hanno solo preso due spicci in più di quanto nella loro testa sta bene prendere, ok? E quindi la paura che hanno preso, che hanno avuto il mese precedente svanisce, perché adesso sta andando bene. È andato bene casualmente, ma se sta andando bene va via la paura e quindi va via anche la voglia di agire, di sistemare la situazione. E poi il mese dopo cosa succede? Va male. Va male, quindi torna la paura, torna l'ansia, torna il nervosismo in famiglia, marito critica con la moglie, e figli che non stanno bene, e i dipendenti che non sanno se rimangono lì oppure no, e quindi cercano un altro lavoro perché non c'è stabilità, e ancora, ma sai quanto questo cazzo di teatrino si porta avanti da anni, da decenni, ovunque, in ogni regione l'ho visto, in ogni azienda, in ogni settore del mercato, perché è cultura. Ma io ti sto dicendo come si fanno le cose, quindi ora non è più cultura, non hai più scuse. O lo fai e cominci la tua strada per raggiungere il successo, o mi spiace, non puoi più dire non lo sapevo. Si fanno così le cose. Prendi dei cazzo di soldi, una percentuale, dal 20% in su, sotto non lo stai facendo bene, e li metti via. E lo fai, e lo rifai, e lo rifai. E quando li hai da parte, allora vediamo come metterli a frutto per moltiplicarli, ok? Perché sicuramente ti daranno molta soddisfazione se ci vai al ristorante, se ti fai la crociera, ok? Questa è l'ultima che ho sentito, una persona che era in difficoltà con l'azienda, però poi l'ho beccato con le foto che è andata in crociera in Egitto. Bene, ok? Non abbiamo ben capito cosa significa in crisi con l'azienda allora. Significa che l'anno dopo si lamenterà di più perché gli mancano quei soldi che poteva investire per... Non ce la faccio più vedere queste cose, non ce la faccio più, ti giuro. Quindi, metti via quei cazzo di soldi. Non sto a consigliarti conti correnti, non sto a consigliarti altro, non prenderò commissioni da conti correnti, da banche, da cose, a me non me ne frega un cazzo di sta roba, prendo soldi dal mio lavoro. Però veramente, comincia a crearti un budget. E come si crea un budget? In questo modo. Non ci sono scorciatoie, solo il duro lavoro e la costanza nel tempo. E a un certo punto... Ah, e tutti questi soldi? Oh, posso finalmente fare quel progetto di comunicazione su misura che riporta in alto la mia azienda. Mi permette di fare quello che desidero, di raggiungere il successo che vedo nella mia mente. Ok, perché sicuramente il successo che immagino io non è il successo che immagini tu. Ma con la prosperità della tua azienda lo puoi raggiungere. Puoi arrivare là dove vorresti essere. Apri sto cazzo di conto. Fallo adesso. Chiama la tua banca. Ce l'hanno sicuro. Sicuro. Sono contentissimi se ci metti i soldi lì. Chiami la tua banca. Fallo adesso. Non farlo domani, dopodomani. Non fare come la dieta. Quando comincia la dieta? Sempre domani, sempre lo stesso giorno. No, non è uno scherzo, non è una frase divertente su una maglietta, non è una cosa spiritosa da dire all'aperitivo. Questo è il tuo cazzo di futuro, ok? Le persone là fuori che si lamenteranno nei prossimi anni si moltiplicheranno. E io non voglio che tu sia una di quelle voci. Spero vivamente che anche tu non lo voglia. Detto questo, detto tutto per oggi. Io sono Enrico Cecchini e a quanto pare, oltre a portare clienti all'attività tramite la comunicazione su misura online, do anche consigli finanziari. Se vuoi sapere di più sulla bellissima azienda che ho fondato, ti basta andare su isatedelweb.it. Comunque sia, ci trovi sulle maggiori piattaforme social e sui canali di podcast più conosciuti. Detto questo, buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!